Però io dico una cosa, per ogni servizio che noi vediamo in cui si parla di furbetti, eccetera, bisognerebbe mettere parallelamente un servizio su uno di quei 2 milioni di persone che rischiavano di non mangiare, per esempio invalidi, per esempio vecchi, per esempio bambini, i quali ora 2 milioni, 2 milioni ora mangiano. Certo, erano persone che erano al di sotto della soglia della visibilità. Per cui non li vedevamo prima, non li volevamo vedere prima quando erano in stato di fame Ma non è e vero, non li perché alcuni li ho vogliamo anche vedere invitati e adesso. so benissimo che in alcuni casi la ricerca è No, stata però in una linea di. manna dal cielo, lo so bene. No, però in linea di massima io vedo nei vari canali televisivi si indulge continuamente in casi del furbetto, quasi sempre meridionale, tra l'altro, per cui si veicola l'idea che i furbetti stanno solo nel sud, e mai casi in cui invece si vedono poveretti che rischiavano la fame e che ora mangiano. Sono 2 milioni, non sono pochi, per cui non si può paragonare, per esempio, i soldi spesi per il reddito di cittadinanza con i soldi spesi per la quota 100. Sono due cose completamente diverse.